Amici dell'Area Mondial, buonasera, buonasera. 18esima edizione, anche quest'anno Danilo Valloni ha fatto registrare il tutto esaurito. Procediamo ancora con le premiazioni. Questa volta tocca al basket 2 contro 2, versione maschile. 24 squadre si sono sfidate, 90 i partecipanti. Grande spettacolo anche quest'anno. Qui di fianco a me i due organizzatori, Simone Passacantanto e Andrea Rizzo. Naturalmente c'è anche Valerio Ippoliti nella doppia versione di fotografo ed organizzatore. Prima di procedere alle premiazioni, una domanda a Passacantanto. Allora, com'è stata la risposta quest'anno? Sicuramente è stata una delle migliori nelle ultime 5 edizioni che abbiamo fatto. Molti ragazzi da fuori l'Aquila, i vincitori da Rieti, quindi anche fuori regione, e soprattutto si iniziano a vedere anche nuovi giocatori piccoli come i ragazzi del 2003-2002 già che iniziano a giocare. Sì, grazie, passo la parola ad Andrea Rizzo. Nel panorama del basket aquilano si intravede qualche campione? Si intravede, ci sono stati diversi ragazzi che si sono battuti fino alla fine, due ragazzi dell'Aquila soprattutto sono arrivati in finale, sono stati veramente bravissimi e di questo siamo veramente contenti, perché il movimento c'è, bisogna solo, diciamo, coltivarlo nel migliore dei modi. Sì, grazie. Allora passiamo alle premiazioni. Iniziamo dalla compagine seconda classificata, l'Inghilterra, un applauso. Bravi. Invitiamo a salire sul palco i calciatori dell'Inghilterra, Marco D'Ippolito, Matteo D'Ippolito e Leonardo Zecca, secondi classificati. Un applauso per questi ragazzi che fino alla fine si sono battuti. Andrà meglio l'anno prossimo, ragazzi. Yeah. Oh. Foto del nostro sempre affidabile Valerio. Una foto ai ragazzi dell'Inghilterra, seconda classificata, altro applauso, li concediamo. Dai, ragazzi. Che anno è tuo fratello? Passiamo adesso alla compagine dell'Italia che da Rieti. Arrivano da Rieti, dal vicino Lazio, che si portano a casa il trofeo dell'edizione 2018, la quinta del basket 2 contro 2. È la formazione dell'Italia, i componenti Gabriele Rinaldi, Gianmarco Pace e Mattia Melchiorri. Mattia Melchiorri ai nostri microfoni anche questa mattina, ti abbiamo portato fortuna. Sì, grazie. Ok, anche prenotato per l'anno prossimo. La formazione dell'Italia da Rieti, vincitrice dell'edizione 2018 qui all'Area Mundial di Monticchio. Miglior giocatore del 2003, sì. Dell'Aquila. Sì. Andiamo via, Simo. Grazie Mattia. Questo è il caso io. Sei di vestiti. Com'è? Senza scatoletta. Prima di congedarci invitiamo nuovamente a salire sul palco il miglior giocatore del torneo, Marco D'Ippolito. Marco D'Ippolito riceve il premio di miglior giocatore dell'edizione 2018 qui all'Area Mundial. Allora, un attimo, prima di andare via, che emozione si prova a vincere, a ricevere un riconoscimento così? Sei molto giovane, mi dicono gli organizzatori. È bello, molto emozionante. È merito anche della mia squadra e di mio fratello soprattutto. Sei troppo diplomatico però questa sera. Abbastanza. L'anno prossimo ci sarai nuovamente. Certo. Ok, un applauso a Marco D'Ippolito con la premiazione del miglior giocatore del torneo. A tutti voi auguriamo un buon proseguimento di serata.